Apro gli occhi e ti penso, uzza, 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 e io do in mente. Pronto? Sì? No! Che è successo? È morta zia Gennarina! Zia Gennarina, povero zio Marco, chissà che dispiacere dopo tanti anni di matrimonio. No, zio Marco è sposato con zia Marisa, zia Gennarina era signorina. Ah già, e allora c'è da andare a Salerno per il funerale? Salerno? No, quella è zia Concetta. Zia Gennarina era di Bolzano. Bolzano? Ah, tra l'altro tipico nome proprio tirolese, Gennarina. Ma zia Gennarina è quella grassa, 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 vero? No, quella è zia Alfonsa. Zia Gennarina era magra, magra, magra. Ah sì, è vero, magra, magra, magra e c'aveva quei baffoni grossi, sembrava un carabiniere, E no, quello è zio Pasquale e aveva i baffi da carabiniere perché faceva il carabiniere. eh? Ah no, no, è vero, è vero. Zia Gennarina è quella che mi faceva sempre così alle guance, eh? No, ma che dici? Quella che ti fa così sulle guance, te lo ricordi? È la cugina del fratello, del bisnipote, dello zio Pasquale. Che al mercato mio padre comprò. Ma te sei sicura ci sono una zia si chiama Gennarina? No. Pronto? Condoglianze, condoglianze vivissime, ma mi sa che lei ha sbagliato numero.